sembra assolutamente una richiesta ragionevole da tutti, dagli ospiti e soprattutto da tutte queste mamme. Io vi ringrazio per essere qui, è davvero tutto. Antonio, ti restituisco la linea, auguro a tutti una buona giornata, arrivederci. Grazie, grazie. Ed ora il momento, cambiamo completamente argomento, il momento della prima colazione, un momento importante per la giornata. La nostra Antonella Pallante ha chiesto ad una vera esperta come si fa la prima colazione, soprattutto qual è l'utilità della prima colazione, un modo per coccolarci un po', vediamo. Non ho mai sognato di trovare un posto che riesca a regalare un po' di serenità, un posto magari per cominciare bene la giornata e sentirsi protetti e coccolati. In ogni città può esserci un luogo speciale, basta scovarlo. E un suggerimento arriva da Isa Grassano, giornalista viaggiatrice con la passione per la sveglia all'alba, che setacciando tutta l'Italia ha realizzato un singolare vademecum con gli indirizzi più chic dove prendere un caffè, sorseggiare un buon cappuccino e fare una colazione degna di questo nome. Insomma, una guida alle migliori colazioni da Tiffany. Mi sono sempre un po' immaginata, io ma anche tutte le donne, con questo cornetto e la tazza di caffè, guardare le vetrine di Tiffany. Da questa idea ho deciso di mettere insieme un po' tutti i posti che non sono gioiellerie ma sono altrettanto preziosi, perché proprio come nel film ci si sente protette. Allora, cosa c'è di meglio che sentirsi protette fin dal mattino a colazione? Il mio libro si deve leggere per esigenze proprio dell'anima, a seconda dello stato d'animo decidere dove andare per iniziare la giornata o per fare un brunch. E ovviamente nella selezione non potevano mancare il Lazio e la capitale. Roma del resto viene scelta dalla stessa Audrey Hepburn per trascorrere una parte della sua vita. A Roma ci sono diversi posti, all'interno di teatri, all'interno di musei, molti caffè letterari dove fermarsi per bere un caffè con un'amica o con un fidanzato, ma anche per poter sfogliare un libro. E quindi ho cercato di mettere insieme dei posti che avessero qualcosa in più, quindi dalla vista sul Colosseo piuttosto che la vista sulle piazze più belle di Roma. Ed ecco così che magari ci si può regalare una colazione speciale, perché no, andando a teatro. Questo è veramente un gioiello, il Bistro Quirino è all'interno del teatro dedicato a Gassman, è un posto tutto da scoprire perché a parte ci si sta proprio bene, ci si sente molto coccolate e poi ha tante cose, cioè ci si possono vedere dei film, poi si incontrano tantissimi artisti, quindi sempre un via vai di gente. E se non si va troppo di fretta o si decide di staccare un po' la spina, si potrà sbirciare nella sala del teatro, ascoltare il silenzio e sognare un po'. Di qui arriva l'idea in più tra le tante suggerite da Isa Grassano, in perfetto stile Audrey. Rifare un po' i luoghi di Vacanze Romane, il film uno dei più belli forse, e c'è la possibilità di noleggiare una Vespa proprio degli anni 60-70 e andare sui luoghi del film, quindi dalla Fontana di Trevi a Trinità dei Monti, insomma girare allegramente e sentirsi davvero una diva. To see the world, there's such a lot of world to see. Chi sono secondo lei oggi le moderne Audrey? Un po' tutte le donne, ci sentiamo un po' Holly anche senza il tubino nero e la collana di perle, tutte le donne che hanno voglia di stare bene, di ritrovarsi, di vivere un po' anche all'insegna dei sogni, perché un po' il mio libro vuole far questo, vuole far sognare sin dal mattino. And we... E sulla scia di queste suggestioni io vi saluto, vi do appuntamento a domani, stessa ora, stessa rete, ovviamente, se vi va.